Buonasera a tutti e bentrovati su simracingworld.it. Qui con me ci sono come consueto Dario Bosia e Marco Fiore. Ciao Ciao ragazzi. ciao Buonasera. ciao E per non farci mancare niente abbiamo anche questa sera una guest star, vale a dire Alessio Baruzzo. Ciao Alessio. Buonasera, buonasera, grazie. Guest star. Gestapo. Che dire? Direi più un lady boy. Ladyboy. Bene, bene, bene. Buonasera, buonasera, buonasera. Mannaggia a te. Siamo qui per il, vediamo se lo sapete, terzo appuntamento grandi del cazzo campionato WTCC 2014 con i modelli ufficiali 2000 13 10. E chi è che ha Io. Ok, bravo, ecco, grande, ha vinto Fiore. Cosa? Una reata minchia. In quale pista si vuole stasera? La con, con l'H finale, perché con l'H finale, perché mi dicono sempre che esatto, mi dicono sempre che ne metto poche e vaffanculo, l'ho detto alla fine di Spa stasera. Siamo Spa fa crociato per il terzo appuntamento di questo splendido campionato. Molto probabilmente ci sarà un grande assente questa sera, Stefano Cornachin, che d'altronde questo campionato proprio non lo vuole vincere. Ha detto: cazzo, lo vinco facile. No, aspetta, mi ritiro, non installo la patch 4 giga, eccetera, eccetera. Insomma, per aumentare la difficoltà, esatto, vuole fare schifo. Vabbè, bene. Comunque, arriviamo qui a ormai pochissimi centesimi di secondo dalle qualifiche con questa classifica generale, appunto, dopo due eventi. Alessio Lucchesi che comanda su De Matteo con 4 punti, poi c'è Palladini a 6, Pellegrino a 16, Truffo a 26, Sor Giacomo 36, Lucidi 54, Rosmarino 58, Narduzzo 81 e Costanza 82, che ha disputato solo un evento, quindi giova, diciamo così, ancora della regola dello scarto, visto che si sono disputati soltanto due eventi, uno è valido ed è quello che appunto lo porta ad essere decimo, se no col cazzo non sarebbe sicuramente lì. Bene, allora, questi erano soltanto i primi 10, poi ce ne sono troppi e quindi non ho voglia di elencarli tutti. Comanda il Buster Racing Team con De Matteo Dragoni, secondo il WTF Corse, poi c'è il Velociraptor Racing Team Junior e il Velociraptor Racing Team in terza e quarta posizione. Intanto iniziano le qualifiche. In quinta posizione Corna King e Truffo, il Red Devil Racing Team. In sesta il Buster Junior Team con Battisti e Rosmarino. Poi c'è lo Strato Racing, l'SRT e il Team Witchwood con Marchetta e Scarpelli. Lì, sì, e decimo un altro Buster, che due coglioni, porca miseria. Ma, comunque, siamo ovunque. Siete ovunque.
comunque un po' troppo. Comanda la classifica generale degli indipendenti a Andrea Menesello con due piazzamenti abbastanza opachi, però chissà che nel proseguo del campionato non faccia un po' meglio. Intanto iniziano le qualifiche e io volevo capire tu chi cazzo stai inquadrando te adesso, per piacere? Per adesso le auto che lasciano il box. Ah, tutte le abbiamo viste un po' tutte. Ah, ok. Intanto salutiamo il Fabio Costanza, che appunto prima abbiamo citato, appunto perché aveva sostituito un pilota Strato Racing proprio in quel dell'Hungaroring. Ebbene, appunto, adesso vediamo un attimino dagli hot lap della settimana. È venuto fuori un girone di Stefano Connachin che non si sa come abbia fatto, diciamo così, a staccare tutti quanti così tanto, però ricordiamo che adesso arriviamo già alla terza gara molti piloti iniziano ad avere una zavorra, il setup da trovare diventa sempre un pochettino più difficile, la vettura diventa difficile da equilibrare, diciamo così. E poi comunque ricordiamoci sempre che alla fine il gusto personale di un pilota all'interno di un team, all'interno di un circuito, conta tanto. Dicevi, Marco, scusa? Durante il giro di lancio c'erano Lucchesi, Palladini, Lucidi e Truffo, tutti praticamente sono in fila in trenino, e Lucidi è andato larghissimo una curva e praticamente ha dovuto abortire, quindi ha perso l'occasione di stare in scia a Lucchesi e Palladini, a Lucchesi perché era secondo, che è un pilota che è sicuro protagonista in campionato. Quindi mi stai dicendo che Palladini, Alessio Lucchesi e Truffo saranno i primi tre a stampare il tempone. Esattamente, il primo dovrebbe essere Lucchesi. Lucchesi da sottolineare, però comunque è Elio Lucchesi, sto vedendo, ma Elio Lucchesi Elio Lucchesi dovrebbe abbandonare. Aspetta, ci penso mi. Pensaci pure tu. Adesso vediamo un attimino qui. Quindi torniamo. Inizia su Palladini. Il giro Palladini e Truffo, che sono proprio uno in culo all'altro, come si direbbe. Appunto. Palladini protagonista Hungaroring. Sì, è veramente fatto due. Una gara strepitosa, e anche comunque una buonissima gara 2, pista ostica per i sorpassi. Adesso vediamo un attimino, voglio proprio vedermi questo giro di qualifica di appunto Palladini e Truffo, perché Truffo è molto astuto e rimane proprio dietro a Palladini e prova a prendergli la scia e quindi a sfruttarne la velocità massima massimerrima che appunto si ottiene con la scia. E vediamo Truffo che esce di scia e lo attacca, no, rimane dietro molto bene. Vediamo un attimino, sicuramente questa è una tattica che può portare tutti i due piloti ad un cioè non a un buon risultato, secondo me, nel senso che Palladini, avere un Truffo così vicino, non sei mai troppo tranquillo, e l'unico che magari potrebbe giovare un pochettino è proprio Truffo, che magari non si sente proprio velocissimo in qualifica e dice: perché non mi prendo un traino? Va. E allora ci dà di scia di brutto, anche perché ricordiamo appunto, come stavo dicendo prima, il livello appunto anche dagli hot lap durante le due settimane di allenamento che ci sono state dopo la gara dell'Hungaroring hanno portato di nuovo per l'ennesima volta ad un livello a vedere un livello molto molto alto di tutti i partenti. Ricordiamo che questa volta in un secondo, quindi in 7 km di pista, erano se non sbaglio 16 o 17 piloti, quindi veramente veramente tanti. E a un secondo e due, me l'ero scritto da qualche parte, il numero aumentava vertiginosamente, non mi ricordo però quanto me l'ero scritto, ma adesso non trovo più il foglietto. Intanto vediamo che appunto Truffo non ha mai perso troppa distanza da Palladini, e anche in questo rettilineo potrebbe giovare sempre di quella famosa scia che può aiutare. Ma voi la voglia di fare uno spa con la WTCC non vi è rimasta? Io c'ho una carogna, ragazzi. Guarda, ci correrei con qualunque auto. Sì, vabbè, quello è ovvio. Ma io c'ho sta carogna, sai, porca vacca. Io purtroppo non ho potuto fare sto campionato e ti giuro che l'avrei fatto soltanto per spa con le WTCC.
Intanto vediamo Paladini che stampa al primo tempo. 2-26-7 Paladini e 2-26-9 Truffo. Quindi alla fin fine Truffo però sta continuando. Sì, Truffo sta continuando, sta continuando. Poi arrivano Lucidi 27-7, Rosmarino 27-8, e appunto come dicevo Cosi 27-8, Narduzzo 27-9, ecco, giusto per ricordiamo Sor Giacomo 27-8, cioè adesso abbiamo praticamente 6 piloti in un decimo e un 2, cioè spettacolo. Ricordiamo un attimo anche quelle che sono le zavorre per la gara di questa sera. E abbiamo Paladini e De Matteo con 20 kg, Matteo Pellegrino con 15 kg, Alessio Lucchesi 10 kg, Baccichetti 5 kg. Mentre si sono visti azzerare la zavorra su Giacomo e proprio Thomas Truffo. Sì, Thomas che l'ha fatto proprio brutto. Una brutta gara, poteva far bene, ma non ha fatto proprio una brutta gara a Hungaroring. Gli è andata un po' di sfiga col contatto di De Matteo e ha raccolto poco, si deve rifare. Altro pilota che secondo me deve concretizzare un pelo di più le sue gare è proprio Paladini in gara 2, deve riuscire a concretizzare meglio le sue gara 2, mentre invece vabbè, altri piloti come De Matteo e Lucchesi non hanno sicuramente bisogno di consigli, però la costanza deve essere dalla loro, ecco. Tutti si devono impegnare moltissimo in questo senso. Marco? No, un altro, sto pensando agli Lucchesi che tra un po' viene banato con tutto l'IP a scapito anche del fratello, che continua a fare entrare uscita al server e poi sarà discutere in famiglia. Sì, infatti. Perché se mi fa girare ancora un po' le scatole, io bando l'IP. E quindi anche Alessio Lucchesi si può scordare il campionato. Eh sì, perché corrono la stessa cameretta. Però non può correre Alessio Lucchesi appunto perché appunto allora riassumiamo il regolamento, andrebbe letto e un pilota può sostituire un altro pilota se quel pilota mette l'assenza. Esatto. Ma questo non è avvenuto e quindi di conseguenza lui non risulta regolarmente convocato e quindi ovviamente non può correre. Esatto. E mi sa che dopo quello che sta facendo stasera non correrà a prescindere il resto del campionato. Anche in caso di assenza. No, anche in caso di assenza, perché il comportamento non è stato sicuramente dei migliori. Per la serie non fate incazzare Fiore. Perché poi sono tutti Zimost. Buonasera. Intanto sale in quinta posizione Narduzzo. E Mainardi in terza, 10. Mainardi in terza con un 27-3. Un po' in ombra e non poco un De Matteo che in questi 7 minuti deve darci del gran gas perché è veramente troppo indietro, e anche un Alessio Lucchesi veramente adesso 27-1, Alessio Lucchesi appunto preso in causa immediatamente, 27-1 si chiappa la terza posizione a 3 decimi da Paladini. Vediamo anche Cosi, l'ho visto preparato, l'ho visto girare bene, quindi potrebbe essere un sicuro protagonista. Ricordiamo ancora che i primi 5 piloti disputeranno la Super Pole. Esatto. Intanto Massimo Baccichetti in ottava posizione con un 27-8. Pensate, gli basterebbe migliorare il suo tempo di un decimo e scala 3 posizioni. De Matteo adesso dovrebbe migliorare in questo sì, infatti, perché però, veramente mi sa indietro. Che non è abbastanza, perché visto che ha 9 decimi comunque dalla pole, quindi rischia, anche se forse nei primi 5 dovrebbe rientrarci. Vediamo un pochettino. Oh, che tempo alto per Gianluca, veramente altissimo, 28.4, non è assolutamente da lui. Addirittura ha peggiorato il terzo settore, quindi secondo e 6 di ritardo. Ha veramente fatto un bruttissimo terzo settore. Poi ecco, volevo menzionare, ma Nicola D'Agostino, chi è Dovenia? È iscritto al campionato? Nicola D'Agostino è il sostituto di Scarpetta. Ah, ecco, appunto, ricordiamo appunto Nicola D'Agostino. Non di Scarpetta, aspetta. No, di Scarpelli, no, Scarpelli. No, Scarpelli. Marchetta. Nicola D'Agostino, altro grande interprete del virtual racing italiano, ha disputato il Clio Cup la scorsa estate con degli ottimi risultati.
Se solo, mannaggia lui, avesse mandato le telemetrie. Nicola. No, forse si rifanno dai nell'IndyCar. Sì, nell'IndyCar, infatti. No, lo dico con affetto perché ci conosciamo, è un ragazzo molto simpatico che appunto si è rifatto nell'IndyCar con degli ottimi risultati, dimostrando veramente molta, molta costanza e competenza. Devo essere sincero, molto, molto corretto. Io non so cosa ne pensate voi, tu Marco, poi c'hai il corso contro. Vabbè, sì, c'ho corso contro. Anche Scaramuccia, vabbè, che può capitare, però... Sì, però... Mi è piaciuto molto sì, averlo come rivale. Sì, già nel Clio Cup la scorsa estate mi aveva fatto veramente un immenso piacere correrci contro. Vediamo. Adesso sono curioso di vedere cosa fa Gianluca. Torniamo su non vederlo nelle posizioni che contano, soprattutto lui che è un pilota abbastanza veloce anche sul giro secco. Sì. Fa quasi un po' di impressione. Sì. È molto gara. Strano. Sì. E ci sono alcuni piloti che è difficile immaginarli non nelle posizioni alte della classifica durante le qualifiche. È salito proprio in terza posizione Roberto Cosi. Ehi. Ottima prestazione la di Roberto. Là. Tanto chi è che sta migliorando? Adesso stiamo seguendo De Matteo, che è sul rettilineo finale. Sul semi-rettilineo finale, diciamo. Siamo anche Breme sta migliorando di mezzo secondo la sua prestazione. Così sì, diciamo che negli ultimi minuti potremmo vedere sicuramente la classifica cambiare. Però mi sa che ha perso tutto al terzo settore. Cioè, sono già come... Gli ha recuperato 50 metri in una sola staccata. Intanto vedo, perdonatemi, un Crespi che ha difficoltà. Sì, Crespi vedo che fa continuo entre dashi, quindi non so se ha problemi di connessione o altro. Sì. Ai. Chi non ho nominato? Vabbè, il team Witch Jones, che gli piace tanto a... stasera ancora questo nome non l'avevo... non l'avevi sentito, avevi la mancanza, lo so, stella mia. Appunto, composto da Bacchetti e... da Massimo e da Tony Pallante, il grande Tony. Ricordo con affetto la prima volta che è entrato nel server a Manicur nello special event WTCC, Tony Megan, grande cazzo, spettacolo, che spettacolo. Per mimetizzarsi e nascondere la sua identità. Esatto. Iniziato a lanciare. 48 millesimi meglio rispetto al suo precedente miglior tempo, però... Vediamo al secondo settore se riuscirà a recuperare parte del suo distacco, visto che nel precedente riferimento era molto lento rispetto alla pole provvisoria di Palladini. Vedo Sor Giacomo si è portato in quinta posizione. Che c'è di possibile? Beh, guarda Luca, anche Rosmarino è a 94 millesimi da Palladini. È ancora in corso nel suo giro veloce. Ricordiamo un po' anche quali che sono le penalità che vedremo applicate questa sera. Abbiamo Belfiore assente, Cuscino e Di Vico retrocessi nel fondo dello schieramento, mentre Dragone, Di Raimondo e Alto E sono costretti a saltare l'evento di questa sera. È vero. Ci hanno fatti birboni. Comunque sono penalità che non andranno a influire molto su quella che sarà la Super Bowl, perché a meno di un exploit di Divico, che attualmente ricopre la 17ª posizione, non è presente, e Cuscino per il momento non c'è. Mi immagino che Di Vico si sarà allenato principalmente sulla gara, tu ti rendi conto che Cosi non ha la terza posizione per 8 millesimi. Cioè adesso in un secondo sono in 15, spettacolare, anche in 7 km di tracciato il livello è veramente molto molto... È bello vedere un campionato del genere.
Oh, con piacere Darduzzo in quinta posizione. Spettacolo. Ottimo. Oh, molto contento, finalmente. Infatti anche lui vicinissimo, lui. Ha scavalcato il cazzesimo. Sì, sì, ma veramente migliori di un niente, sali 3 o 4 posizioni così come ridere. De Matteo è migliorato, però non ha posizione per lui. Sì, De Matteo un po' in ombra, un po' addio in ombra, alla Superbowl. Sì. Mentre sì, congelati, sì. Primo e secondo, Palladini, Truffo. Sì, hai visto che comunque la tattica di Truffo ha funzionato alla stragrande. Lui ha fatto il giro dietro a Palladini e ha fatto 26-9. Dopo ci ha provato da solo, appunto. E non c'è riuscito. Ha fatto la cosa giusta, bravo Thomas, ha azzeccato. E quindi chi andiamo a seguire? Super che... Bowl con Palladini, Truffo, Lucchesi, Cosi e Narduzzo. Az! Truffo si è messo in scia del Pullman, mica scemo. Infatti. Ha scelto allora, giusto, esce Truffo eccolo. Esce Truffo per primo, sì, quindi vediamo se sarà veramente il primo ad uscire, vediamo se gli altri si schierano, intanto si sta muovendo anche così, sì, Truffo sarà il primo a chiudere, quindi seguire lui. Facciamo come abbiamo sempre fatto. Crespi ha lasciato di nuovo il gioco, altrimenti continua ad avere problemi di linea, povero Andrea. Ci dispiace, cazzarola. Vediamo Truffo che nel giro di lancio affronta l'Urge. Sfrutta tutta la pista. Rettilineo. E ancora il rettilineo. Sta facendo ancora il rettilineo. Adesso arriva una curva. Questa qua com'è che si chiama già? Che non mi ricordo mai. Ci vuole Paolo. Chiamo Paolo. No, aspetta, che siamo pronti. Uno, due. Ci vuole solo. Calma. Lecom. Maron, santa. Abbiamo mandato la locandina con i nomi delle curve. Ecco, e quindi. Per la prossima ora, non chiedeteceli, ve li abbiamo mostrati. Memorizzateli. Ah, quelle si chiamano le Puon e le Camp. Le campus, poi c'è la Stavelot. Ah, è quella la Stavelot. Che quando la pronuncia Ivan Capelli mi fa veramente venire un attacco di giarrozza paura. Minchia, che schifo. E poi c'è la sua. Ah, è la Surs il primo tornante. Ma pensa a te, hai capito? Poi c'è il rettilineo del cammello. Bello. La fermata dell'autobus, la bus stop, è la chicane, adesso è la chicane, diciamo, esatto, così, sì. Una bus stop, sì. Ma pensa a tre. Che giallo. Ma giallo. Maronna santa. Tanto siamo tornati live con Truffo. Vediamo il buon Thomas che prima tempo. Che è lento Thomas per fare. Mamma mia, che due coglioni, minchia, meno male. Mamma. Cioè, detto, ma tu immagini che compagnia di squadra c'ho io. Dai, adesso entriamo nel vivo del giro lanciato. Ultima curvella gas, via. Adesso si fa sul serio. Bisogna rimanere diciamo tranquilli che... e rilassati. O escono adesso i piloti o non fanno in tempo a. Sì, vabbè, dovrebbero essere tutti in pista se non ho visto male, sì. Speriamo che non ci sia qualcuno di troppo. Interpretata abbastanza bene la Source per Thomas, non perfetta. Però dai, me lo vado a vedere da dietro. Dai Dario, camera car, camera car, mamma mia, ecco, lo Rouge. Bravo Thomas. Rimani dentro, ha fatta bene adesso. Qui il rettilineo mi sembra che stia andando un po' troppo dritto. Non so, secondo me perderà un po'. Un pelerrimo forse perde. Adesso vediamo questa staccata è veramente molto molto importante. Affrontare questa S in maniera corretta. Beh, cavolo, qua l'ha chiusa bene. Anche qua. Sta ottima traiettoria, sta sempre dentro il corner. Molto bravo Thomas, ha affrontato. Sta guidando bene. Sembra quasi così. No, vabbè. Lui è molto più bravo. Assolutamente. Grazie, potrebbe anche essere l'ego di Bosia questa guida, visto che Bosia sta facendo la diretta con noi. Bravo, esatto. Magari no, sai cosa gli ho detto, visto che abbiamo vicino. Ego, vai da Thomas. Dai, dai due dritte.
Bella, bella, bella. Allora, o si sta tenendo, perché non sta sbagliando niente, è la cosa che mi preoccupa. O sta andando veramente lento in maniera da dire, boh, senti, sai che c'è, io lo chiudo sto giro, poi come cazzo fanno gli altri. Ecco, qua l'ha chiuso bene, forse non l'ha fatta scorrere proprio in maniera corretta, però vabbè, vedremo. Adesso vediamo un attimino. Adesso ha fatto bene anche questa curva, è uscito bene. Ecco, dai, adesso vediamo un po'. Vediamo come chiude. Intanto gli altri a che punto sono? Palladini e Palladini, sì. E lì. Alessio è lì. Così lì. Ciao Andrea, un attimino che finisco con queste super pole. Questa super pole e poi ti interpelliamo. Un attimino, vediamo Truffo che arriva all'ultima. Paccatona, lungherrimo. No, secondo me è arrivato lungherrimo. Ma ha fatto un po' cacare in questa ultima S. Vabbè, dai. Dai, cavolo. Dai, vediamo che tempo fa. Non vediamo prende, che tempo dai. Sta. 2:26:09. Buono, bravo. Ottimo tempo. Davanti a Palladini. Aspetta, attenzione, Lucchesi. Anche Lucchesi. Attenzione, Lucchesi. Arca miseria, ha fatto la pole. Che ha fatto la pole, non ci grande Thomas, dai cazzo, grande. Ah no, così, ecco, così si è stampato 26-7. Porca troia. Vediamo un Arduzzo con la Cruz equipaggiato con lo stesso materiale di Truffo. Vediamo se la Chevrolet ha portato dei pezzi buoni. Crespi continua intanto a crashare anche da DTS. Arduzzo quindi pole per Cosi, quindi forse prima pole in carriera per Roberto Cosi. Mamma mia, ricordiamo vincitore a Suzuka nella scorsa edizione. È vero, che spettacolo, bravissimo. Ottimo Roberto, sì, proprio bravo. Ha fatto un ottimo tempo. Chi minchia sa il suo nick in TS? Alabala. Sì, Roberto, ma sì. Mi sa che non c'è. Ecco, figurati. No, forse non è di non che si distrae e fa bene. Non c'è. Niente da fare. Bravo. Prossima gara non mi vedete in TS. Esatto. Ecco Camerio, fa pole position. Forse funziona. Ecco Andrea. Che continua ad avere una linea abbastanza farlocca. Sì, diciamo che connection lost anche su TeamSpeak. Buono, no? Aspetta, fai pubblicità della linea telefonica che ti sei passate fatto. Tutti a FastWeb, sì. e pensate che io ho FastWeb, non ho il benché, non lo dico. Ma Dario, cioè la linea è anche più veloce di quella che avevo prima, però ho queste continue micro disconnessioni che mentre sei su un browser le noti e non le noti. Certo. Su un programmino tipo questo, io a sto punto non so che fare, ragazzi, perché assenza non la posso mettere. No, c'eri poi comunque. Voglio dire, ma ho connection lost una media di ogni 3 giri, quindi boh, ditemi voi. Dipende come te la senti tu. Pensi al campionato? Io me la rischierei, tanto. Peggio che va, ti becchi il ritiro. Se pensi allo skill, non me la rischierei. No, vabbè, a parte le cavolate dello skill e cose varie. Il problema è che, voglio dire, mi prendo la penalità per assenza. Perché no, penalità non te la prendo. No. Le qualifiche le hai fatte. Eri comunque qua, in qualifica. Sei qua poi in TS, hai fatto le qualifiche, sei entrato mille volte, quindi non c'è la squalifica non può esserci. Altrimenti c'è la terza opzione che è pensata alla salute, quindi e sono soddisfazioni. La cosa bella è col DTM non ho il minimo problema. Ovvio, perché la gara l'abbiamo saltata, quindi cioè, che ti crasheva. ha fatto la battuta. E Fiora ha fatto la battuta. Cioè, nel senso, l'altra gara del DTM al Riesling l'ho fatta con questa linea e sono andato tranquillo proprio, quindi non so se è qualcosa che al mio computer non piace della mod, non so che dire. Beh, ma anche Connection Lost, no, Connection Lost non sono derivati dal mod. No, purtroppo, non lo so. Ho anche fatto un'installazione dedicata stasera, quindi ho solo quella mod sopra. E allora è quello il problema, hai visto? Ecco, dovevi fare solo questa mod. Di avere un refactory incasinatissimo. Pure con file che non ci sono niente. Tu buttici dentro qualunque cosa, vedi che. Che so, anche il filmato di Sasha Grey, vedete. Esatto, quello guarda, 2-3 decimi a curva. Le... Sì.
scivola un po', è un po' troppo bagnata, però il punto, però guarda, ha fatto la battuta. Certo, siamo in warm up. Sì, siamo in warm up e siamo in diretta, warm-up. Quindi i nostri telespettatori si staranno sgolasciando dalle risate. Sì, per un cazzo. Provo un po' il warm up su Semirina Connection Lost, arrivederci, grazie, faccio la diretta con voi. Facci pure Fantozzi. Faccino loro, ragioniere. Eccolo lì. Ciao a tutti i telespettatori per ora. Ai telespettatori. Ciao Antonio. Ciao buonasera. Che schifo. Guarda che veramente c'è, cioè, una roba quando fa Banderas, lo sai che mi, cioè, ma no, non direi. Io me lo sogno di notte quando fa Banderas. Ti prendiamo una piccola pausa lavorativa. Nel senso che sì, espletiamo i nostri doveri e poi torniamo per la diretta di gara 1. Ciao a tutti, arrivederci. A fra poco. Andi. Ciao. Ma vaffanculo. Ah, non siamo in diretta.
Allora, i coetanei sono Luci, Salotto e Lucchesio. Siamo tornati in diretta. Arrivederci. Il bello della diretta. Buonanotte. Mi hai dimenticato pure me in diretta. Che ma perché, perché volevo farti fare il figurone di merda. Diciamo che è andata bene stavolta. Non ha insultato nessuno. Sì. No, è Bosia quello dell'insulto. Beh, è vero. Ma ho superato pure il reclamo, cazzo. Io stavo mangiando, mi avete tirato su. Ecco, adesso può usare le patatine. E gusto, Bosia? No, sono il cracker. Ah. Sono i magretti della Galbusera, sai che sono buonissimi. Siamo tornati giusto per vedere le prove partenza di Pellegrino. E anche davanti a lui vediamo il Poleman Cosi, sta provando la partenza. Esatto, esatto. Arrivo subitissimo. Sentivamo prima con Thomas che ci diceva che il pericolo maggiore oltre alla prima curva, riguardo al primo giro, si presenterà quando i piloti arriveranno a affrontare la Rouge Radion. Ma proprio fatto vedere cosa succede quando hai qualcuno dietro. Ma po. Se sono schiantati tutti e due. Spettacolo. In effetti il primo giro di gara sarà abbastanza tosto. I piloti dovranno cercare di mantenere i nervi ben saldi e soprattutto usare la testa, perché non sarà una fase super delicata, soprattutto quella dello Rouge. Le bandiere del main sponsor dei V-Bulls che ci mostrano la presenza di vento in pista. Vento? Vento in pista. Sono le bandiere che si muovono. Vento in poppa. Mentre Pellegrino fa la 46esima prova di partenza. Con le gomme allora a 220 gradi probabilmente. Quindi non vale più una sega. Hai pensato? Così ha? Hai 5 secondi. Un attimo, fammi finire il cracker. No, smettila così. Allora vattene nell'altra stanza, non lo disturbi. La gente non vuole ascoltare un ruminante in TS. Dobbiamo fare la stanza mensa per... Appunto, creiamo la stanza snack. Ho quasi finito. C'è la mensa per Bosia. Tengo il microfono. La camera a gas ci vorrebbe per Bosia. Luca. Diciamo che... Bevuto. Grande cazzo. Gara che si pronuncia fighissima o figherrima? Tutte e due. Secondo me è più figherrima che fighissima. Vediamo, dai. Secondo me si pronuncia veramente una gran bella gara. Purtroppo dura solo 8 giri. Io quello che proprio mi lamento sempre del WTCC, che però appunto, riprendendo la realtà, è così. Cazzi vuoi fare? Sono pochi giri, cazzo, dovrebbero durare almeno, ma dico almeno mezz'ora ste gare, ma almeno. Invece, boh, sono proprio delle gare non sprint, ma super sprint, veramente. Comunque ricordiamo che un giro dura 2 minuti e 26. Sì, ho capito, sì, vabbè. Se c'era Bosia, almeno in 2 minuti e 2 giravano. Sì, stavi magari. Magari. Dai, immagini che giro di formazione qua lo fanno in quasi 3 minuti. Di più. Formazione lo fanno quasi in 4 minuti, secondo me. Eh sì, perché comunque non è che magari possono... lo essere in 3 minuti. Infatti. Cioè, magari. Guarda che c'è, è un nick fantastico, Asdrubale. Bellissimo. Asdrubale comunque. Asdrubale, sì, Asdrubale, Asdrubale. Sì, il piemontese è Asdrubale, perché sì, le balle sono le balle. Asdrubale. Anche Asdrubale. Sì, bello, sì, però. Sì, sì. Fiore? Sì, sì. Guarda che ti commento tutta la gara. Con questa vocina? Vabbè. No! Dai, spettacolo. Baruzzo, cos'hai contro questa voce? Niente. Tra l'altro è anche molto simile alla tua. Quindi è colpa del microfono, la mia voce non è proprio così. Sì, la tua voce è un po' più da telefono. Mi difendo, parla così. Ehi, ciao ragazzi. Sì, che tu immagini. Ciao Baruzzo.
Gioca! Ciao! Che bene! Tanto vediamo. Andiamo a prendere il poleman se sta. Logicamente. Mi affaccio la finestra per salutare tutti i telespettatori. Ciao! Ok, la griglia è pronta. Bene. Bisogna vedere se siamo tutti oppure se ci sarà qualcuno. Allora, come al solito. Siamo in 28? 28? 27. Manca, te lo dico subito, manca Crespi. Purtroppo Crespi. Classico. Intanto Mainardi fa la battuta, allora... fa la battuta della sera. Ragazzi, però con sti tagli è ora di dargli un taglio. Questa è veramente la battuta della sera. Tommaso Mainardi più un punto per la battuta della sera. Istituita la nuova classifica. L'aggiungerei nelle firme dei post. Esatto. Non ricordo male, è sempre lui che la settimana scorsa, no, due settimane fa, quindi per la gara del Lunga Ring, mi ha lanciato un'altra perla. Ah sì? Ma non me la ricordo. Mainardi, un burlone. Tanto io sto spulciando negli archivi. Ecco. Cioè, ti rendi conto, Caverio, no? Noi stiamo facendo la diretta di una gara importante, lui no, sta spulciando negli archivi, si fa i cazzi suoi. Lui... Ma no, gli archivi delle gare, anche di YouPorn. Ricchia. Nota statistica, seconda pole consecutiva per la Lada Granta. Grande Caverio. Questo ero andato a vedere chi aveva fatto la pole a Paul Richard. Ma era andata alla Chevrolet. Beh, Riccardo. Ma io, cioè, secondo me ho contagiato Yumaki, perché io Paul Richard. Perché mi vai on board? Non voglio andare on board, voglio andare tipo... Perché ci vai in automatico. No, dicevo il mio R-Factor, al mio R-Factor, dicevo. Anche il tuo ci va in automatico. Eh sì, infatti mi stavo... Vediamo che Cosi è già partito per la gara, nel giro di formazione. Sì, esatto. Sì. Carico si prende quel margine di sicurezza per affrontare lo Whisper. Ma gli schivo con i Whisper dicendo che è partenza lanciata, di non fermarsi. Micchia, che bello. Immagini che spettacolo, micchia. È la volta che... Mamma mia, sarebbe bellissimo. È la volta che tra 5 minuti ti bussano sotto casa lui e Paolo insieme. Sì, esatto, e poi sono tutti cazzacci tuoi. Però sarebbe una figata. Così che sta veramente andando come una lippa, perché dice... Voglio far durare il giro di ricognizione, come ha detto il mio TM, vice TM Machi, 3 minuti. E non di più. Non voglio dar ragione a Fiore, che ha detto più di 3 minuti. E comunque Palladini, autore della polla Longarori, è lì in terza posizione. Sì, Palladini, rimembratemi gentilmente la Zavorra. Oh, non tutti. Allora, stiamo parlando di... Che spettacolo, io. Palladini 20 kg di Zavorra. Madonna. Sì, ma documentati però. Cazzo. Bravissimo. Meno male che c'è l'archivista. Bravissimo, Alessandro. E comunque, veramente. Guarda le Granta. UTF corse. Guarda le Granta, sono prima, terza, poi abbiamo Breme in settima posizione, poi Mainardi, compagno di team di Palladini. L'abbiamo fatta troppo bene questa macchina. No, il problema è che secondo me c'è un grande equilibrio. Ognuno ha scelto la vettura che più gli piaceva a livello di comportamento. Perché abbiamo le Chevrolet. Sor Giacomo è lì, ragazzi. Cioè, Sor Giacomo è sesto, con la BMW. E qua la BMW, sì. Voglio dire, nel secondo e terzo intertempo, ditemi quello che volete, ma se deve staccare contro la TA, non ce ne sono. C'è Chevrolet. Un po' in ombra, purtroppo, forse anche per via dei piloti che magari non hanno ancora saputo interpretare nella maniera corretta, forse che mi aspettavo fosse un po' più avanti è proprio la Civic, ma comunque nell'ottica campionato Bacichetti sicuramente si farà valere. Sì, sicuro, sono sicuro al 101% che per quanto riguarda poi alla fin fine la classifica finale, che poi è quella che conta alla fine del campionato dopo le 6 gare con lo scarto, sicuramente la Civic dirà la sua. De Matteo anche con la Seat, ricordiamoci che è sempre là un'altra vettura
quindi il livello delle vetture è sicuramente molto molto equilibrato. Te siete bravo nelle partenze in queste vetture, quindi potrebbe il fatto di partire no potrebbe. Onestamente sono molto stupito di De Matteo così indietro, nono. Sì, cioè, veramente. Cioè, ricordiamoci che lui avrebbe fatto sicuramente. È un pilota da super pole in questo punto. Sì, infatti sono 5 sicuramente. Ma sì, infatti sono. Beh, questo comunque a testa è livello generale. Buono, dai. Vediamo un pochettino. Ricordiamoci sempre il lavoro di De Matteo. Palladini. Lo so. È però 35 kg, forse qui si sentono parecchio. Quello anche è vero, hai ragione anche tu, è vero. Andiamo Sor Giacomo con la BMW, con la BMW in sesta posizione. Cosa farà in questa partenzona? Ecco, di nuovo on board, per cambiare, partono semafori rossi. Rosso, perde, partono di bestia. Truffo che parte veramente di merda. Qualcuno l'ha piantato davanti. È partito un po' male Mainardi. Da paura e Palladini, attenzione, tutti molto diligenti alla prima curva. Riesce a mantenere la posizione. Sì, bene o male non ci sono stati grossi casini. Palladini è partito peggio di Lucchesi. Lucchesi è in terza posizione. Attenzione allo Rouge, questi qua mi fanno veramente appaiati. Attenzione, passa Lucchesi dietro Palladini. Successivamente Narduzzo. Attenzione Narduzzo. Truffo che fa malissimo lo Rouge. Qualcuno si è infatti perde, ragazzi. e guarda Lucchesi. Sor Giacomo non è riuscito a sfruttare la BMW in questa partenza. Attenzione, Lucchesi si mette all'interno. Truffo difende la posizione, poi arrivano alla staccata. Ho un pelo di lag. Attenzione, non capisco più un'emerita mazza. Ah, ok, scusate, è la mia linea che ha fatto le bizze. Palladini perde la posizione su Narduzzo e forse anche su De Matteo, che è subito lì dietro. De Matteo di nuovo, grande partenza. De Matteo sterra! No, però non succede. Bene. Prime tre posizioni, bene o male, invariate. Sor Giacomo dodicesimo. Ai, ha avuto un contatto. Vado subito a vedere che cosa è successo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene. No, era solo per assicurarmi che appunto mi stesse. Praticamente, attenzione. Ah, Sor Giacomo ha sbagliato la staccata e ha preso Nicola D'Agostino. Ai. Sor Giacomo ha sbagliato la staccata. Ha fatto tutto da solo e Crespi ci lascia. La sua linea proprio non ne vuole sapere. Intanto vediamo Cosi che prende un leggero vantaggio su Truffo. Vediamo un attimino. Guarda Palladini su Narduzzo. Attenzione, Palladini su Narduzzo, mamma mia, all'interno. Attenzione, se le danno di santa ragione, mentre invece i primi tre stanno appunto andando via. Con Lucchesi sempre molto vicino a Truffo, mentre invece Cosi è riuscito a creare un bel gap. Non si scherza. Tanto andrei su De Matteo dietro. No, De Matteo è finito. Dove è finito? Questo... De Matteo è 24esimo, cioè sì. Ottima partenza per Gianluca. È sesto ed è dietro Narduzzo, sì, e quindi starei qui perché lo stavamo proprio inquadrando. Ma infatti ho detto 24esimo, è possibile. No, anche a me no. 24esimo prima. Ha fatto un'ottima partenza come sempre. Adesso vediamo appunto De Matteo dietro a Narduzzo, affrontano lo Rouge. Narduzzo un po' largo, perderà sicuramente in uscita. Infatti De Matteo si mette già subito affiancato all'inizio di questo rettilineo, che è quello del Kemmel. Reme prende la scia di due vetture. De Matteo si mette all'interno, poi ritorna all'esterno. Attenzione, adesso non può più spostarsi Gianluca. Narduzzo tira lo staccatore. De Matteo lo chiude, sportellata. Non se ne risparmiano, si rificcano un'altra sportellata. Breme all'esterno di Narduzzo, si infila dentro. Mamma mia, all'esterno Breme, azione splendida per Paolo. Breme si è infilato in mezzo. Si è infilato in mezzo, coraggiosissimo Paolo in questa occasione, gli è andata anche bene. Però ha fatto una cosa veramente splendida. Quindi adesso Narduzzo ha perso esattamente due posizioni. Sì, ed è guardato sulle spalle anche da Battisti. Esatto, che è equipaggiato con una splendida Seat. De Matteo usa anche un pelo di erba, sa mai, una cannetta. Giusto.
siamo da parte. Ma sì, no, una grandina. Una grandina. Dell'erba di spazio. Ok, si sta portando la testa. L'attacco nei confronti di Turco. Sì. Però io andrei sui primi, sul secondo, il terzo e il quarto, perché Paladini ha ricucito il distacco. Ha ricucito un po' il distacco. Ci perdoneranno quei quattro là dietro, ma qui ci si gioca il podio. E così, dopo aver creato un gap di un secondo e mezzo, adesso è rimasto bene o male abbastanza stabile su questo. Su questo metraggio di vantaggio. ho fatto la rima. Io non so cosa è successo. Solo Giacomo è precipitato oltre la 20ª posizione. Deve essere. Intanto Paladini va larghissimo qui. Quel curvone lì che si chiama Ntani. Intanto Schesi. Truffo lungo. Sbaglia. Truffo ha il suo tallone da killer. Nell'ultima. Da killer. Da killer. Minchia come siamo simpatici stasera. Proprio nell'ultima staccata. Non lo vedo per niente bene. Non vedo più nemmeno Cosi. Non vedo neanche più Cosi. Infatti Truffo è primo. E Cosi ha lasciato il gioco, ma il velicolo è rimasto in garage. Ecco appunto. Con Nation Lost. Classico. Che bello. Sta nei primi qua. Porca merda, ragazzi, perdonatevi il termine, ma ecco, adesso siamo praticamente su quelli che si giocano il podio, le prime tre posizioni che hanno creato. Attenzione, Paladini dietro Lucchesi e fa sentire la presenza. Paladini va all'esterno, Lucchesi all'interno, protegge, arriva un po' lungo Lucchesi, anzi no, è Paladini che frena un pelo prima appunto per affrontare correttamente questa S. Adesso arriviamo nel secondo intertempo che sicuramente sarà molto avvincente. Seguiteci dopo la recram. Asuka. E adesso vediamo Lucchesi che ha chiuso veramente da bestia la traiettoria. E nel frattempo, dietro Naruto se la deve vedere sempre con Brenne Battisti, e De Matteo ha lasciato il gruppetto e sta cercando di ricucire il gap che ha dai primi tre, però sono un po' tantini, 2 secondi 8. Vediamo Gianluca, intanto Truffo ha un vantaggio adesso abbastanza buono nei riguardi di Lucchesi. Vediamo se Thomas è cresciuto nel appunto conservare le gomme ad inizio gara per poi averle ancora in condizioni abbastanza accettabili verso la fine. Vediamo chi vivrà, vedrà. Speriamo. Però ricordo male, però, su questa pista, da quello che diceva Cornel Keen qualche settimana fa, forse a Spa i consumi non sono così marcati come le altre. Ricordi intanto Paladini, esatto, Paladini intanto è veramente vicino, prende la scia di Lucchesi, è dietro Paladini a Lucchesi, veramente vicinissimo. Vanno tutte e due larghi, Paladini un pelo di più, Lucchesi un pelo di meno, ma sono tutte e due al limite. Arrivano a questa staccata a Paladini. Mamma mia, come gli ha fatto sentire la presenza. Paladini che deve avere un setup veramente strepitoso, ragazzi. Intanto io sono uscito dal grottino della bestemmia nel quale mi ero rifugiato dopo il connection loss di Cosi. Ah, ecco, infatti. Ciao Maki, bentornato. Tutto bene? Mi sono sfogato. Ecco. Non è stata una guffata. Truffo adesso ha un secondo e tre su Lucchesi. Lucchesi ha 4 decimi scarsi su Paladini. E De Matteo ha fatto un 2.28, mentre quelli davanti 2.28, sono tutti 27.3 per Truffo. Truffo ha fatto il giro veloce, un buon tempo, sì. De Matteo non ha ricucito una benevata minchia in confronto a Paladini e Lucchesi. De Matteo si è avvicinato tantissimo alla fine del giro precedente. Adesso deve cercare un po' di... Sì. Guarda dietro intanto la lotta a tre tra Battisti, Breve e Baccichetti. Per la sesta posizione praticamente. Sesta posizione, andiamo dietro. Sì, sì. Attenzione, Baccichetti, ecco appunto, grande interprete delle trazioni interiore, Baccichetti all'interno di Battisti! Ha rinunziato. Narduzzo? Cosa è successo? Narduzzo? E connection lost di Narduzzo.
sta volando indietro di brutto e non vedo più la macchina. Palladini anche, De Matteo. Ah, mi sentite? Sì. Vi sentite? Io sì. Sì, sentiamo. Lucchè di Breme, Battisti, Bacicchetti. E c'è stato un connection lost di massa. Palladini, De Matteo, Narduzzo, Pellegrino e Vitaliano tutti insieme. Sì. Pure io sono caduto. E adesso anche. No, nessun altro, scusate. No. C'è qualcosa. Adesso vediamo che la gara continua attualmente. Sì, è quella che era la lotta per la sesta posizione è diventata la lotta per il gradino basso del podio. Esatto. Attenzione, perché Lucchesi è secondo. Con Battisti che si dia Breme. Mamma mia, Breme lunghissimo però adesso. Attenzione, rientra in pista. Ecco che non Breme, ecco, appunto, ecco, lo sapevo. Breme rientra in maniera poco ortodossa in pista, con Lucidi che va largo all'ultima curva e Bacicchetti sempre dietro a Breme. Sempre lì, dieterrimo. Vediamo un pochettino. Adesso ci sarà da vedere. Quindi ricapitolando, abbiamo Truffo in prima posizione, seguito da Lucchesi. Sì, esatto. Dietro di lui attualmente abbiamo Michele Battisti. Eh sì, è abbastanza staccato però, sì. Ma dove è caduto pure? Sì. Sì, c'è stato un mega connection loss. Lucidi lunghissimo, mamma mia, Bacicchetti e Breme. Adesso se le stanno dando de brut. E Bacicchetti però che è riuscito a passare Breme e può andare a prendere Battisti, ma Battisti gli dice suca e cerca di andare via, mentre invece Lucchesi e Truffo sono là davanti disturbati con più di 8 secondi di vantaggio sugli altri, quindi non penso debbano temere che altri riescano a recuperare, appunto. Truffo, tra l'altro, mi sembra anche l'unico che è sceso sotto in... no, anche Palladini. Però ha fatto un 2.27.3 come best lap. Secondo tempo più veloce è quello di Palladini in 2.27.9. Addirittura, esatto. Sì, sta andando molto bene Thomas. Sì, Thomas sta andando bene, si sta comportando bene e gli sta andando tutto bene. Di culo. No, beh, dai. No, stavolta non ha fatto grossi errori, ha mantenuto la concentrazione, dai, senza Zavorra è giusto che comunque riesca a ottenere questo buon risultato fino a qui, poi adesso vedremo. Ah, sempre come punto debole l'ultima staccata, vediamo. Non gli piace particolarmente. Non gli piace molto, probabilmente non gli piace quella staccata. Volevo andare a vedere se c'erano delle battaglie, io andrei su Lucidi e Scarpelli. Sesta e settima. Lucidi ai box addirittura. Lucidi ai box, drive-thru, qualcosa. No, nessuna penalità. Ho detto quasi faccio un giro al box vedere come se hanno bisogno di qualcosa. Ai. Adesso vediamo se c'è qualche altra battaglia. Cioè, non mi ricordo infatti... nessuna penalità, però ha fatto forse un drive-thru. Ah, per il taglio forse di prima. È arrivato lungherrimo. Ah, può darsi che abbia occhio con la Mainardi che arriva a velocità, ovviamente un po' più elevata. Occhio, mamma mia. Attenzione, mamma mia, lo rouge in due, mamma mia. Che rischio, ragazzi. Se la sono cavata. Vabbè, Mainardi ha mollato. Se non ha voluto prendere rischi. E vi dico 4-4, ragazzi, partendo ultimo e ottavo. Sfighe altrui, eccetera, eccetera. Zitto. Intanto Truffo continua ad aumentare il vantaggio sul Chesi. Mentre invece. Lotter non lo vedo. Vedo Bernardi che è totalmente ultimo.
2,28 e 3 Baccichetti, 2,28 e 3 Battisti, l'ultimo giro hanno girato identici. Battisti e Baccichetti non ci vogliono far divertire. Girano uguali ad una distanza sempre abbastanza considerevole. E niente, non ci vogliono far divertire. Bastardi! Beh, D'Agostino, bravissimo, eh. Dopo il contatto che ha avuto a inizio gara con Sor Giacomo, è comunque settimo e sta andando veramente molto molto forte. Bravissimo, tanto bravissimo. Deve essere successo qualcosa a Mainardi. C'è Rosmarino Pallante, Rosmarino Pallante decima, undicesima. Rosmarino Pallante, Pallante che si fa vedere negli specchietti di Rosmarino. Due vetture totalmente diverse, Rosmarino con la BMW e appunto Pallante con l'Honda Civic del team Witchwood. E Jones, lui è Jones. Sì, Jones, minchia Jones. Johnson. Ricordiamoci, si stanno giocando la pole position di gara 2. Esatto, quindi sì. Molto molto importante questa posizione, sì. Due minuti arrivo. Ma con comodo Bosia, è come se fossi a casa tua. Grazie, ok, mi scommetto la tua casa. Io non ne ho, quindi vai tranquillo. Tanto seguiamo sempre Rosmarino e Pallante. Pallante in questa staccata è arrivato molto vicino al paraurti posteriore di Rosmarino e però si è difesa, l'ha un po' staccato in uscita di curva sfruttando una maggiore forza trazione della sua BMW. Vediamo se riesce a prendere un po' di margine. E ha guadagnato qualche metro. Non si riuscirà, chi riuscirà a contare meglio da lui. Lo vedremo in fondo alla staccata del Kemmel. Da quello che ho visto le BMW non sono proprio particolarmente agili a Lorusso. Infatti Pallante guarda quanto si è avvicinato. Pallante. È aiutato ovviamente anche dalla scia. Non si prova la staccata all'esterno. No no, Rosmarino ha fatto una staccatona. Ci sono anche Battisti e Baccichetti a circa 2 secondi. Vicino anche Breme a Baccichetti. Meno. Il Breme è avvicinato parecchio. E dopo la bagarre precedente si era un po' staccato al gruppetto di testa. E adesso si è riavvicinato nuovamente. Andiamo. Ho visto molto spesso Breme sul server in questi giorni allenarsi. Sta mettendo sotto. Pallante intanto ci riprova su Rosmarino. Però ancora un po' prematuro per tentare un sorpasso. Sto studiando per Benino. Per tempo ho visto nella chat della diretta qualcuno che chiedeva di ripetere la gara. Un certo Roberto Conti. Lo faremo in gara 2, la ripeteremo sicuramente. Ma non partirà più lì davanti. Ma piccola differenza, dai. Rieccomi qua. Mi sono mancato? No, che sfortunatissimo Roberto, no. Veramente. Peccato perché ha fatto, a parte una pole strepitosa. Sì. Ma poi stava andando veramente bene. Già aveva concretizzato un buon margine di vantaggio sugli altri, quindi... Sì, poi non è un pilota che fa cazzate gratis, anzi... No, a pagamento soltanto, infatti. Sì, sì. Beh, ma lui a partita io è un casino, sai come sono quelli. intanto, se non sbaglio, Truffo ha iniziato l'ultimo giro, giusto? Con Lucchesi alle sue spalle, vero? Esatto. Non lo so perché da quando... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eh sì. Molto strano questo connection loss di 5 piloti in una botta, cosa che non si era mai verificata in nessun'altra pista, quindi... No, ma non credo che senti la pista, siccome c'è un po' di maltempo generale, che è cascato pure a me, ma sono uscito pure dal TS addirittura, quindi... Sicuramente non c'entra qualche dorsale avrà fatto... Eh sì. E anche qua c'è mal tempo, pettorale, un dorsale, non lo so, un addominale, qualcosa... Ma lascerare! Mia nonna mi diceva che quando... Siamo ancora su Rosmarino e Pallante. Esatto. Con Pallante che va a prendersi la decima posizione. Bravissimo, Rosmarino...
Attenzione, attenzione, Rosmarino perde anche forse la posizione su Mainardi. Vediamo un attimino quest'ultima bagarre. Peccato, peccato. Mia nonna quando pioveva mi diceva che erano gli angeli che facevano la pipì. Mamma mia. La verità è che piove, no, ci piscina la ci dicono che piove. Ah, ecco. Non sono angeli però. Che culo. E infatti io gli chiedevo molto ingenuamente, mamma mia, mamma nonna, e quando cacano, quando viene giù? A grandine. A grandine, ah, hai capito, che spettacolo. Che spettacolo. Dipende o grandine o neve, dipende da... Ah, e beh no, quando cacano viene giù la neve, perché loro sono angeli e cacano bianco. Ma ti rendi conto durante una diretta di Muti sì così all'ultimo bello, giro fa l'altro. All'ultimo giro. E Truffo ha quasi... io andrei a quadrare Truffo perché sta... Eccolo qua. Appunto percorrendo l'ultima curva. E adesso bravo, si schianterà. Ultimi metri. Thomas, ed ecco come sono sicuro. Oh, minchia, sta andando da quel muretto, Dio. Bravo Thomas, bravo Thomas. Secondo Lucchesi. Terzo un ottimo Battisti, bravo. Quarto un ottimo Massimo Bacicchetti col team Witchfoot Jones. Poi c'è Paolo Breme, ottimo anche lui. Scarpelli con la BMW team Witchfoot. Nicola D'Agostino team Witchfoot, ma due coglioni team Witchfoot. Poi arriva anche l'SRT con Lorenzo Lucidi, lo Strato Racing con Pari di Vico, bravissimo, nono partendo, ricordiamo che partiva ultimo. Arriverà Pinghe, ma c'ho un rutto in canna che fa paura. Decimo Tony Ballante, bravissimo, ottima bagarre con Luca Rosmarino. Luca Rosmarino che arriva in ex, mamma mia, sul filo del rasoio, Sì, se le arriva, stavano dando anche la bastone. Mainardi dodicesimo, tredicesimo Salotto, che se la gioca adesso con Bernardi. Ah, Bernardi entra dentro, Salotto cerca di incrociare, ma niente da fare. Bernardi tira giù una staccata spettacolare. E passa, niente, va in avanti, ciula la posizione a Salotto in extremis. E poi vediamo arrivare appunto Luca Heineken, il grande Luca, e Orontis, sedicesimo, e via via tutti gli altri. Gli altri con l'apostrofo e un H, dove volete, mi raccomando. Gli altri. Io la metto lì, voi prendetela. A te da dove la metti tu? Allora, è finita la gara... Da perdersi, è finita la gara. Ci dispiace, purtroppo abbiamo perso la casa di Fiore. Avevo scommesso che vinceva De Matteo. E pazienza. Mi dispiace, Marco. Peccato che l'hai scommesso dopo che già si è ritirato. Va bene, dai. Boh, finita gara 1. Adesso noi andiamo in pausa di riflessione. Ci sentiremo tra pochissimo. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao. Dai, dove cazzo andiamo sotto? Via. Psst.
Rieccoci tornati dalla spa. Dalla spa. Dalla spa. Dalla spa. Dalla spa a spa. Dalla spa. Dalla spa di spa. Eh già. ho fatto minchia, sono Madonna, è giallo. E quindi ci prepariamo ad una gara 2 molto 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 avvincente, perché ci sono un botto di piloti che sono stati sfortunatamente appunto in gara 1, e quindi di conseguenza dovranno darsi da fare in gara appunto per recuperare posizioni preziose. Ricordiamoci che comunque alla fine intanto c'era Lucchesi che stava facendo manovre di parcheggio in pit nella griglia di questo, chiamo Lucchesi, che è un parcheggio. Sì, è un parcheggio, quindi lo provo un attimo. Fa manovra. La parte in serie, ma sì, giusto per vedere un attimino le misure. E oggi ne abbiamo 5. Sono le 22.36. Sono le 22.36. E adesso si va in gara. E adesso piove, si va in gara. Per cambiare. Piove, infatti sicuramente la causa di questi connection lost, sicuramente questo maltempo non ha aiutato. Vabbè, ma tu immagini fargli fare gara 2 come Spa 98. Mamma mia, porca vacca. E manca spaghetta. Veramente pochissimo. Okay. E si parte per questa gara 2 con il giro di ricognizione e in pole position davanti a tutti c'è appunto un pilota del Tony team Megan. Jones, Tony McGann, grandissimo Tony McGann, ma che grandissimo è? Tony McGann, Tony Ballante. Tutti e due abbiamo Divico. Di lui o di noi. Vediamo in quanto fa il giro di formazione di Vico. Aspetta lo cronometro. Aspetta che prendo 1, 2, via. Vedere cosa hanno scritto. Abbiamo Lante, Di Vico, Lucidi, D'Agostino, Scarpelli, Breme, Vaccichetti, Battisti, Lucchesi, Truffo. Quindi sono stati invertiti rispetto all'arrivo di gara 1. Esatto. Truffo che ha tra l'altro fatto anche il giro veloce in gara 1. Rifilando ben 16. Non avevo sentito Cribbio. Attenzione che Pallante sta imitando un po' così. Così che praticamente eviterei. Girano veramente a bestia. Mi spiace, non aver cronometrato così, perché mi sarebbe piaciuto fare questa sfida di best lap nel giro di formazione. Esatto. Adesso sono passati 45 secondi. Mamma mia. No, niente, stavo guardando un altro streaming. Bene, riparlante, c'hai il record attivo intanto. Mentre guardiamo, siamo in diretta da Spa, tu guardi gli altri streaming. Stavo a guardare la concorrenza. No, scherzo, siamo tutti amici. Ma col cazzo, adesso vediamo che appunto Tony è arrivato a metà di questo fantastico e bellissimo circuito. Di Vico si inserisce all'interno del giro di ricognizione. Che cazzo fate? Andate piano, zio Bessi. Di Vico è andato a riprenderlo. Tiro quattro legnate. Ricordiamo, partiva ultimo lui adesso. Salutiamo Fabio, ragazzi, Costanza. Stanno facendo un giro da gara. Saluterei Fabio Costanza che ci sta seguendo da casa sua, seduto sul divano con i propri corni. No, questo ciao te lo potevo disegnare. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Niente. Zega Lucidi non è da meno, nel secondo settore riesce a riprendere. Lucidi, esatto, riesce a riprendere. Stanno facendo un giro di ricco, cioè praticamente il primo è schierato, l'ultimo deve ancora partire. Allora, sono in 2 minuti e 15, ragazzi.
No, ti rendi conto che Crespi deve ancora finire le campus, cioè appena finito le campus, le campus lì, come si chiama, e Tony le che era l'ultima staccata, allora 2 minuti e 30 ragazzi, hanno fatto un giro pauroso, cioè Ricchio praticamente ha fatto il giro da... Tony, secondo me ha sbagliato, perché adesso lui si fermerà molto prima degli altri e le gomme andranno molto giù di temperatura. Guarda, di vicolo, Tony ha fatto 2,50, dai. Attenzione che poi si schiantano. L'ultimo ancora allungato, un po' rischiata. Voglio vedere l'ultimo quando arriva. Aspetta, che Tony parlante ha fatto i giri di 2 minuti e 50. Dai, vai il cronometro. Adesso arriva Crespi a quanto? Mica la vita, cazzo. Vabbè, dai, sta arrivando. Siamo Crespi. Intanto Tony ha già preso praticamente dubbire una brioche. Intanto Crespi si sta praticamente... Vediamo se riesce a... Mamma dai, mia, dai, Crespi, fermati. Andiamo 3 minuti e 28, Crespi. 2,50 contro 3 minuti e 28. Oh, verde, rosso, dai, rosso. Troppo si parte. Verde, partono i nostri eroi. Partono, ecco, parlante, rimane abbastanza fermo. Bene. Grande partenza di Rosmarino con le BMW. Pallante rimane fermo e primo gira il nostro mitico Di Vico. Di Vico in testa davanti a tutti, ottima partenza. Le poi si fila il gruppo Scappelli e Breme, attenzione Truffo, e poi via tutto il gruppone. Battisti lucidi, molto vicini, questi ragazzi, attenzione, le BMW la fanno da padrone, le BMW in questa prima fase veramente partite a bestia. Di Vico seguito da D'Agostino, Scappelli, poi dietro Bacicchetti, Breme, Battisti, Lucidi, Lucchesi, Rosmarino e Truffo. Attenzione, perché qua le bagarre dei primi giri sono veramente toste. Io andrei su Breme, che è praticamente quello al centro del gruppone, in quinta Siamo posizione. Già su di loro. E quindi qua se le daranno di santa ragione. Intanto Truffo è riuscito poi a sopravanzare Rosmarino che però si fa di nuovo sotto. All'interno Lucidi su Battisti, rimane lì e non se ne va. Breme non riesce a farsi sotto Bacicchetti che però al suo compagno di squadra nonché Scappelli dice dai, è una mossa, e D'Agostino che si sta comportando veramente molto bene e ha cucito il suo paraurti anteriore su quello posteriore di Divico, perché gli ha già preso qualche decimino. Divico era partito bene, ma D'Agostino gli ha detto Lucidi dentro Breme, entrava un po' lungo però alla fine riesce a rimanere dentro. Ottima azione di Lucidi, bravissimo Paolo a lasciare lo spazio adeguato per affrontare questa bagarre. Vediamo i due sempre molto vicini e vediamo dietro Lucchesi, attenzione Lucchesi anche dietro a Battisti, quindi Battisti non ha vita facile. Davanti invece bene o male tutto invariato, andrei su Lucchesi che ha la pratica, Battisti da sbrigare con dietro Truffo che appunto ha guadagnato una posizione, tutti hanno guadagnato una posizione perché Tony ha fatto veramente una partenza di merda. Esatto, Tony guarda De Matteo, ci dispiace decimo. Per lui, decimo già De Matteo, bravissimo, ottima partenza, ricordiamo che partiva in fondo, attenzione tutti larghissimi al curvone, arriviamo a questa staccatona, adesso vediamo chi morirà. Bacicchetti rischia di Icchia! Lucchesi dentro Battisti, supera Battisti, sempre molto corretto, bravissimo. Truffo usa un po' di quello e contatino. Dell'altro contatino. Battisti che va all'esterno di Lucchesi che ha davanti Breme, ci prova, si butta all'interno. Battisti lascia la porta aperta, passa Truffo, però attenzione perché Truffo ha la scia adesso di Breme, no? Battisti esce meglio, ecco, questi due a fianco mi fanno una paura smodata. Adesso sicuramente uno di due molerà, molla Truffo, passa davanti Battisti, affrontano lo Rouge, tutti bene o male allineati. Breme larghissimo, attenzione. Breme è passato, ha sfiorato. Truffo esce meglio, Battisti non esce tanto bene, quindi Battisti non riesce a sfruttare la scia di Breme. No, Battisti riesce lo stesso a sfruttare la scia di Breme. Breme è quella di Lucchesi. Questi sono i quattro, mo se ficcano una tronata qua in fondo e tutti arrivano vicinissimi. Staccatore di Truffo all'interno di Battisti, azione perfetta all'esterno. Truffo su Breme e supera e si mette dentro e va largo, bravo coglione, hai perso, ecco lo sapevo. Madonna santina, avevi fatto una Truffo davanti a Breme,
Mamma mia, che azione, truffo. Ha fatto un inserimento spettacolare. Madonna, oh. Incredibile, bravissimo Thomas. Mi ha esaltato in una maniera incredibile. Bravo, non pensavo mai più che Thomas facesse una roba del genere. Bravo, bravo, bravo. E dopo tutto sto popò di casino, complimentoni anche appunto a Brem e a Battisti che si sono comportati in maniera egregia, anche Pellegrino in bagar. E adesso Truffo sta seguendo Lucchesi per cercare di appunto rimontare il gruppone. Ricordiamo che questi due sono arrivati rispettivamente primo e secondo, Truffo e Lucchesi. Adesso praticamente io andrei a vedere appunto la pratica Lucchesi-Lucidi, che mi sembra quella più importante nelle prime posizioni. Intanto nelle prime posizioni non è cambiato una beata minchia, perché c'è sempre davanti, no, Di Vico, D'Agostino e Bacichetti. Ecco, no, Di Vico, D'Agostino e Bacichetti. È giusto, sempre così. Ah, no. Si sono scambiati i scappelli. Scappelli, sì, vabbè. Vabbè, così che mi attento, cazzo. Che cazzo questo. Ma c'erano davanti tre BMW, non ci sono più domande. È vero, è vero, è vero. Adesso c'è una Civic, appunto. Avevo detto che la Civic non aveva trovato ancora interpreti degni di nota e tac, subito mi hanno smettito. Andrea, si c'è la notizia, andrai. Esatto, adesso vediamo che Truffo ha perso nei riguardi di Lucchesi, non è riuscito a stargli proprio attaccato, dice Bet, però invece Lucchesi, guarda come vicino a Lucidi. Aia, Bacichetti errore. In buon siciliano Lucchesi, cosa gli dice a Lucidi? Lucidi però all'interno di Scappelli che ha sbagliato l'ultima e si danno due belle tronatine, Lucchesi va all'esterno, Bacichetti e Lucidi, tutte e due all'interno. Mamma mia, quel livello. Occhio, Lucidi è arrivato lungo. Lucidi è arrivato lungo e ha rischiato sia su Scappelli che Lucchesi, e che rientra in maniera veramente poderosa, non scorretta, però è rientrato in maniera poderosa. E intanto Lucidi è attaccato Lucchesi, Lucchesi che guadagna un'altra posizione. Guarda Truffo, dov'è pure. Attenzione Truffo che è all'interno di Lucidi, mamma mia, Truffo che è vicinissimo a Lucidi, e Lucchesi che in fondo a questo rettilineo proverà ad attaccare appunto quello. Vediamo un pochettino, Madonna santa, sì, che sciona, che sciona, e guarda che anche sciona, Truffo, guarda attenzione Truffo ci prova all'esterno di Scarpelli e si mette all'interno e lo passa, incredibile Truffo, mamma mia ragazzi, la un po' duro, un po' duro, però è rimasto veramente nei limiti. Micchia ragazzi, no, cioè, no, io non faccio... Un lungo Truffo. Io faccio tifo per le ottime bagarre, ma sta, cioè, questi primi giri Truffo sta facendo paura, e Lucchesi idem. Stanno veramente guidando la paura, attenzione Di Vico sbaglia, Vico. E viene sorpassato da D'Agostino e da Bacichetti, e Lucchesi gli fa i fari, si mette all'interno, attenzione Truffo dietro, cerca di approfittarne anche lui, si attacca... Esterno Guardare. Truffo, all'interno Lucchesi, Di Vico è veramente... Madonna, attenzione, Truffo si sposta, tocca qualcun altro, all'esterno Truffo su Lucchesi a questa staccata e passa Truffo. Attenzione che adesso davanti a una BMW Truffo, praticamente Scarpelli ha avuto quel contatto con Truffo, Truffo ha fatto un po' una mezza minchiata perché ha scartato di brutto e ha rischiato, Truffo che adesso sbaglia di nuovo e va largo, Lucchesi gli dà una bella tronatina, Lucchesi sfanala e non capisco perché non eri dentro, quindi non capisco che cosa ci sia di così strano nel difendere la posizione. Intanto Di Vico ringrazia tutte e due e sono contento per Bari, okay, ragazzi, che sta facendo all'esterno Lucchesi praticamente è passato sull'erba e all'esterno ha superato Truffo, o Truffo ha mollato il gas per farlo passare, boh. Intanto vediamo Lucidi all'interno di Truffo, Lucidi che però non riesce a passare perché Truffo gli chiude veramente la porta in maniera molto aggressiva. Su Lucchesi e Truffo, sì, direi di stare su Lucchesi e Truffo. Secondo me Truffo o ha mollato il gas, Truffo sì, perché la... mi sa che non si è accorto troppo tardi di Lucchesi, quindi lo ha praticamente stretto sull'erba a quel punto, non so se Truffo ha mollato un pochino per... Truffo ha sbagliato e sì, ha perso adesso un pelo su Lucchesi. La scia fa veramente tanto, beh, giustamente. La scia fa veramente tantissimo. Giustamente qua sono rettilinei molto lunghi, fino ad un certo punto non si sente, poi il risucchio insomma, c'è. E via. Vediamo adesso Lucchesi che appunto cerca di andare a prendere Di Vico con Truffo alle sue spalle, Truffo che comunque non è per niente tranquillo, anche Lucchesi
CD comunque seguito da Scarpelli non può star tranquillo, anzi mamma mia quanto ha guadagnato. Beh, Lucchesi è anche uscito molto più veloce di Vico dallo Rouge, quindi non è una cosa che mi stupisce. Ecco, adesso vediamo questo quartetto di nuovo, vediamo se ci farà appunto divertire come ci ha fatto divertire prima. Mi pare di essere un po' in difficoltà, quindi sta facendo un po' da tappo in questa sì, parte. Sì, 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 sì. Ovviamente sì, lui sì, proverà sì, sta facendo a far di tutto per difendere la terza posizione. Tra l'altro ricordo Paride, ho duellato con lui anche nel WCC lo scorso anno, è un abbastanza tosto da superare. Sì, molto tosto, sì, è veramente sì, molto duro, però rimane sempre nei limiti. Intanto Sor Giacomo ci ha lasciato. Intanto Sor Giacomo ci ha lasciato per sospensioni, incidenti, qualcosa? Sì, motore? No, che ne so, non si sa. Benzina. Chiederemo, benzina. Si è staccato il volante, Lucidi lunghissimo e Scarpelli insieme a Palladini dietro si avvicinano. Palladini che partiva appunto in fondo al gruppo grazie al disconnection loss di gara 1 è già ottavo, quindi ottima gara per Palladini, bravo bravo bravo. Truffo che in questa fase non mi sembra molto Lucidi. Ho fatto la battuta. Non sta guidando bene, non sta guidando bene. Infatti Lucchesi lo vedo molto più tonico, ma anche un bel fisico questo ragazzo qua. Mamma e si mette spettacolo all'interno, attenzione perché questa è tosta Lucchesi, non madonna santi, Lucchesi non ha capito che lì deve stare dentro. Perché eccolo, no! Ecco la cazzata, lo sapevo. È successo quello che non doveva succedere. Vabbè, vabbè, pazienza. Vabbè. Lucchesi era già la quarta o quinta volta, non so che arrivava largo là. Truffo un po' ingenuo non l'ha agevolato sicuramente in questa manovra. Lucchesi è diventato, ha perso moltissima velocità con quel largo. È ritenuto esattamente davanti a Truffo, che non ha mollato. Non l'ha mollato e poi si è ritrovato una differenza di velocità certo. Purtroppo ci sta, sì. Purtroppo sono contate di gara che però ci piacerebbe non vedere mai. Perché queste cose basterebbe non sono un po' di prudenza in più. Sì, anche perché cioè, vabbè. Benissimo. Allora Truffo adesso è caduto in diciottesima posizione, mentre invece Lucchesi è sempre quarto dietro a Di Vico e non riesce a passarlo. Lucidi invece è sempre dietro, Scarpelli pure, Palladini pure, e sta arrivando anche piano De Matteo. Truffo, un peccato perché ha compromesso la serata praticamente. Ha compromesso totalmente tutta la gara, sì. Tutta la serata, sì, anche sì, la vittoria sì, di gara 1, con questo risultato sì, così magro e sì, sottotono, sì, sì, sì. Ha un po' oscurata la prima manche, quindi sì, classifica. È un peccato perché poteva guadagnare parecchi punti. Sì, sera poteva guadagnare parecchi punti. Va abbastanza punti veloce. Sì. A lui non gli piace la zavorra, cioè non c'è niente da fare, non la vuole. Intanto Lucchesi si mette all'esterno su Di Vico, grande staccatore, arriva un pelo lungo, Lucchesi prova l'incrocio, ma dopo c'è una curva sinistra, quindi non serve a niente. Ecco che mamma riprova mia l'incrocio, Lucchesi si mette all'esterno, Di Vico difende l'interno, staccatola! Lucchesi ci prova ma non c'è niente da fare, Di Vico ottimo comportamento di Dico che difende questa terza posizione con i denti e con le palle. Palladini ha tutta la barba al muretto. Lucidi dietro a Lucchesi mi fa paura. E infatti Lucchesi che secondo me vuole a fretta di passare. Sì, tutte e due stanno tirando Lucidi, ottimo comportamento di Lucidi che questa fase con due scie non riesce a stare dentro la pista. È un po' una consuetudine andare largo in quel tratto. Lucchesi che prova in staccata a passare una BMW, ma è una cosa più unica. Lucidi ci prova all'interno su Lucchesi ma non ci riesce, e dietro Scarpelli dice quasi se ci riesco io mi ci metto anch'io a duellare con voi. Il terzetto dietro di Vico è abbastanza più veloce rispetto a Paride. Sì, quindi c'è anche da dire Scarpelli ci prova su Lucidi ma non ci riesce. Infatti Lucidi va anche pelerrimo largo in uscita. Sì, Lucchesi uscirei di scia in questo tratto per poi rimettermi in scia dopo lo Rouge. Esatto, perché sennò zitto cacchio. Abbiamo D'Agostino con la BMW in prima posizione. Sì, infatti, e alla faccia che la BMW qua. Ecco, guarda Lucchesi, adesso lo passa.
attenzione, molto forte. Sì, però ti dico, ricordiamoci che è un grande staccatore, non è abbastanza davanti Lucchesi, secondo me. Ci prova! No, niente da fare. Ci riesce. Ci riesce, però guarda Di Vico, che prova l'incrocio successivo per la prossima curva. Ormai Lucchesi è passato, Di Vico è molto vicino. Non ci prova, si fa soltanto vedere, gli vuol far consumare solo di gomma, e Luci di dietro subito gli dice a Paride: te ricordo da me? Ciao, sono culo. Adesso Lucchesi staccherà. Adesso Lucchesi, Truffo sì. Intanto ci ha lasciati. Ecco, anche lui mi sa che ha riportato danni alla vettura. Una serata. Eccolo qua. Adesso vediamo appunto Luci di Vico che appunto lascia lo spazio a Lucidi, ma Lucidi non affonda. E Scappelli che dice: dai, voglio giocare anch'io. Aspetta, pensa che c'è gente che dice: dai, mi metti in traiettoria. Sì, infatti. Abbiamo notato vediamo. Abbiamo visto. Sei stato un po' ingenuo, se te lo posso dire. Sei stato un po' ingenuo, però diciamo. Sì, è vero, comunque, in una curva dove esce 230 all'ora. Lo so, ma nei campionati devi pensare prima alla classifica e poi ai piazzamenti della gara. No, hai perfettamente ragione, ma non devo neanche pensare che la gente faccia certe cose. Lo so. No, comunque ci sono i reclami, non parlo. Sì, esatto. Bravo. Vediamo che. Lucidi ci prova su Di Vico, compagno di squadra. Gli ha detto: sai che c'è, sei forse. La curva la faccio tra mezz'ora. Esatto. Gli ha detto una cosa del genere. Appunto, quello che diceva prima Machi, davanti abbiamo un D'Agostino, con dietro Baccichetti che si rifà in gara 2. Ma D'Agostino come è messo in classifica? Ha senso un eventuale cessione di posizione da parte di D'Agostino? Assolutamente sì, perché Baccichetti non è assolutamente messo male in classifica, perché ricordiamo che ci sono un botto di piloti in pochissimi punti. E D'Agostino adesso... questa sera sostituisce Marchetta. Esatto. D'Agostino, tra l'altro, ricordavo prima che è al debutto in questo campionato, perché appunto è una riserva che ha sostituito un compagno di squadra assente, quindi come prima serata diciamo che ha fatto la sua porca figura. Direi di sì. Beh, non è sicuramente un pilota di primo pelo, ecco, se così si può definire. Intanto così è arrivato a guadagnarsi la sua onorosissima 12ª posizione. La bagarre più tosta, esclusi i primi due che sono compagni di squadra, e quindi molto probabilmente ci potrebbe essere, appunto, come detto te prima, una cessione di posizioni, appunto, per far crescere un po' Massimo Baccichetti in classifica. Da parte di D'Agostino vediamo un pochettino, perché comunque alla fin fine non sta guadagnando tanto su Scarpelli su Di Vico. Mi sembra che in pratica abbiano un passo molto simile. Sì. Diciamo, vediamo. I due Witchwood sono a posizioni invertite rispetto all'ordine d'arrivo della Indy, dove c'era Baccichetti prima e D'Agostino secondo. Doppietta. Appunto, visto che D'Agostino non è lotto per il campionato, parlando di gioco di squadra, se non dovesse essere così, D'Agostino sarebbe il primo pilota a regalare una vittoria alla BMW in questo campionato, quindi questo ulteriore merito. Esatto. Perché ricordiamoci che adesso attualmente lui appunto sta girando sul 28 basso, Baccichetti idem, e insomma a fine gara siamo all'ultimo, esatto, 28-1, stiamo appunto arrivando alla fine di questa gara, ultimo 2, giro, che... vediamo un pochettino.
Una domanda da, che no. magari Marco mi cazzia. Baccichetti, D'Agostino regalerà Zavorra a Marchetta? Con questo io andrei a vedere Palladini De Matteo, scusate, ottava, settima. Ottava, settima. Sinceramente non ricordo con precisione, però forse sì. Sicuramente le penalità tipo retrocessioni e così vengono... E mi pare anche la Zavorra, però non ne sono sicuro, dovrei dare una spolverata a regolamento. Palladini è molto vicino a De Matteo, De Matteo è molto vicino a Scarpelli e Scarpelli è molto vicino a Di Vico, quindi quest'ultimo giro, questo metà secondo settore, tutto l'ultimo con, ricordiamo, il rettilineo che ha sempre fatto la differenza in queste due manche, vediamo un pochettino questi quattro se ci fanno divertire. Intanto Palladini sfrutta veramente tutti i cordoli, tutti i cordoli per cercare di andare a prendere De Matteo, che però De Matteo usufruisce di una scia più efficiente di Scarpelli perché è più vicino. 1 più 1 2, no? Però vediamo Palladini che ha interpretato molto bene, De Matteo esce male e Palladini si avvicina ancora un po'. Eccolo qua, eccoli, questi tre ci fanno divertire. All'ultima staccata ci facciamo 4 risate e vediamo De Matteo che esce larghissimo, perde tantissimo e adesso sicuramente Scarpelli sarà felice, felicissimo, ma anche Palladini potrebbe essere della stessa, dello stesso umore. Adesso vediamo, arrivano tanto, a questo curvone, attenzione, tanto intanto comunque Massimo sì, ti risponde alla domanda, attenzione, attenzione Palladini, attenzione Palladini all'esterno su De Matteo, attenzione Palladini ci prova ma tira la staccata, De Matteo tutti al limite, Palladini all'interno di De Matteo ma non ce la fa, De Matteo prova su Scarpelli ma niente da fare, rimangono così questi quattro e chiudono rispettivamente la gara in prima posizione Nicola Agostino, secondo Baccichetti, terzo Lucchesi, Lucidi quarto, quinto Di Vico, Scarpelli sesto, settimo De Matteo, ottavo Palladini, nono Pellegrino e decimo Battisti. Così che partiva straulterrimo, arriva undicesimo con dietro lo Smarino e Crespi che riesce a finire la gara. Ah, eh sì, meno male per Andrea. Il niente poi... gioco di squadra in casa Witchwood, anche questo momento adesso che Baccichetti comunque va abbastanza lontano, alla metà, a più della metà dei punti di distacco dai primi, quindi. Però dobbiamo vedere poi con lo scarto, perché dobbiamo vedere poi bene il tutto. Non concludono appunto la gara su Fuenarduzzo per suspensions, invece tutti gli altri bene o male alla fine. Sor Giacomo avrà avuto qualche problema perché anche lui non ha concluso la gara e non concludono la gara Sim Resti Vila DG, ma sono scherzi, tanto vediamo la parata Witchwood, tre Witchwood tutte assieme, tutte e tre insieme appassionatamente, esatto, chiudono del cammello. Grandi ragazzi, sì, ottima gara, bravi. C'è da essere contenti per il team Witchwood questa sera, dai, bene, benissimo, dai, ci siamo divertiti, siamo contenti e adesso ci prendiamo qualche secondazio di pausa. È arrivato un comunicato stampa ufficiale dei Witchwood, hanno affidato Marchetta e hanno detto di non correre più. Ah, ecco, appunto. Senti, sai che c'è? Guarda, è successo che praticamente no? Yeah. Bene, dai. Ok. Ci allontaniamo per qualche minuto, state lì e tra un po' arriviamo con l'intervista, è sempre molto figherri. Ciao. Yeah. A dopo. Ciao.
Rieccoci tornati, per il momento siamo solo io e Dariuzzo. Esatto, ciao ciao. Allora, allora, ti porto dentro. Vediamo. Il Thomas Nazionale. Buonasera, ciao, buonasera. Thomas. Buonasera. E De Matteo. Te lo porto dentro così. Oh, ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Sì, così di brutto. Anzi, ti porto anche dentro. Sai chi di gara 1 che mi è piaciuto molto? Ti porto anche dentro. E dai, ti porto anche dentro un Paride di Vico che ha fatto una gara 1 ottima. Benissimo. Ciao ragazzi. Dimmi da cui cominciamo. Allora, cominciamo da Thomas che ha fatto un'ottima gara 1 e ha fatto anche un'ottima qualifica. Con parole tue si dice qualifica. Sì, sì, no, stavo ragionando. Allora, Thomas, contento a metà. Vabbè, ok. Due terzi, dai. Esatto. Due terzi. Allora, in gara 2 è successo quello che è successo. Vabbè, gara 2, vabbè, dai, Lucchesi è venuto a chiedermi scusa. Ha fatto lui un errore, non ha guardato gli specchietti. Purtroppo hai 230 all'ora, non puoi fare altro che tirargli dentro e distruggere la macchina. Ma succede, capita, sono le gare. Mi ha chiesto scusa, va bene, reclamo solo becca lo stesso. Ecco. E questo è il riassunto di gara 2. Hai visto? No, peccato perché mi stavo divertendo. Partito bene anche in gara 2. Però, vabbè, e tra l'altro, ecco. Hai fatto dei sorpassi che ti giuro, vatti a vedere la diretta perché hai fatto paura, bravissimo. Cioè, ero carichissimo, in piedi sul divano, cioè, pensa che roba. No? Con il divano nell'altra sedia, però. Però allora, adesso ritorniamo seri, domanda tecnica. La pista, vabbè, so benissimo, essendo il tuo compagno di squadra, che ti piaceva. So bene che comunque avevi già trovato un buon setup di base anche con Stefano, che avete lavorato bene assieme, ma sentivo che c'erano delle difficoltà a tenere un buon passo costante, sempre lo stesso, giro dopo giro. Problematica principale, ti chiedo? Far correre la macchina, qua era importantissimo riuscire a far correre tanto da centro curva in poi la macchina, soprattutto nei tratti dove c'era il cambio di pendenza. E quindi questa ogni tanto, se non era perfetta, esatto, portava... ti piantavi, oppure l'altro rischio era in frenata in discesa di arrivare lungo e quindi dover non poter aprire subito, cioè soliti problemi di spa, sali e sì, scendi, sì, certo, sono sempre certo. Loro. Il setup non ha risolto i problemi maggiori, ma poi alla fine non siete riusciti ad affinare in maniera corretta la cosa. No, se non che a un minuto prima delle qualifiche ho fatto due click sul differenziale e mi sono trovato molto meglio. Bene, dai, comunque Thomas, il campionato ci sono ancora tre gare. Ma sei sì, va bene. Non sei lontano. Mi diverto perché esatto. Mi diverto. Beh, comunque divertendoti sei là, quindi dai, secondo me... raccomanderà e boh. Puoi fare ancora benissimo, ci confidiamo in te, ma vaffanculo. Ok, intanto ringraziamo Thomas, ottima serata per te, grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E passiamo a quel scandalo di De Matteo. Ecco, perdonami, ciao. A parte che avevi la zavorra e giustamente qui a Spa in rettilineo ci sono cavoli. Esatto. Sì. Però, onestamente, vederti così indietro mi ha fatto un po' stranerrimo. Sì, sì. Problematiche maggiori, a questo punto ti chiedo. Allora, problematiche maggiori più che altro è stato il tempo di allenarmi, ma non è tanto quello. Spa è una pista che adoro, ma veramente tanto, però non sono mai riuscito a sfruttarla pieno. Con nessun mod, niente, non c'è qualcosa in questa pista che mi frena particolarmente. No, ti è un po' sconosciuta. No, sì, esatto, non riesco bene a capire dove... è un problema mio, proprio nel senso che non sono capito quello a interpretarla al 100%, ecco. Però, ho sempre avuto difficoltà con vari mod. Però, perdonami, a Spa... versione un po' più vecchia, però alla fine medesima, nell'ETCV avevi comunque sia un ottimo passo che un ottimo crono da qualifica, mentre invece sbagliavo tanto e non avevo un buonissimo passo gara. Riusciva il giro della fortuna, però
diciamo, hai visto anche tu in gara, cioè tranquillo, sì, 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 sì. 3-4 decimi di margine, anche meno per cui, ho sempre avuto un po' di problemi su a spazio. Su questa pista? Sì, 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 sì. Beh. Bene, però, visto dai, che poi comunque... in gara, tutto sommato, in gara 1, anzi, vedevo che recuperavo quei 2-13 mini, probabilmente anche perché erano in bagarre, e allora certo, ci davano un po' fastidio, però vedevo che riuscivo... quarto avrei fatto sicuro, probabilmente forse mi sarei giocato anche il podio, forse vincere sarebbe stato molto difficile. Sì, in effetti ti ho visto meglio in gara 2 che in gara 1, essere sì, sincero, in gara 1 sono un po' di problemi, un po' di contatti, vabbè, però un bel passo anche lì, giravo in 28.2, 28.3, 28.4, normale, giravo abbastanza bene, non mi aspettavo il 27.4 in qualifica, per cui figurati, è stato anche un buon giro per me, insomma. Ottimo, ottimo. Pensavo che non fosse la mia portata, sinceramente. Beh, comunque dai, sei secondo in campionato a 16 punti da Lucchesi, scarto ovviamente già contato, quindi sei in lizza giustamente, come appunto immaginavo già all'inizio campionato, per il campionato. Domanda proprio a bruciapelo, una pista che potrebbe essere per te determinante nel proseguo del campionato? Se tutto va come deve andare, augurandoti appunto che tutto vada per il meglio. Ma allora, Termas di Riondolo non l'ho mai vista, non ama neanche, a meno che non, magari vedendola me la ricordo, ma non me ne dice niente, invece Shanghai sì. Quindi hai due incognite su tre. Sì, sì, magari sono piste che non ho mai visto, ma in realtà mi troverò molto bene, speriamo, insomma. Buono, ormai, dai, buono. Shanghai è una pista che mi piace, per cui spero di far bene lì, insomma. Poi è proprio l'ultima, quindi magari che non sia proprio quella, poi alla fine quella che ti dà la possibilità, speriamo, esatto, per te. Quello appunto che mi sta un po' sulle palle è che di solito le piste che mi piacciono dove vado meno forte. Non solo a te, non solo a te. Quello è il grosso problema, le piste che mi fanno schifo invece dove vado a girare meglio, vabbè. È un po' il dilemma, dai. Ti ringraziamo Gianluca, bravissimo che tu questa sera hai comunque guidato abbastanza bene, però confidiamo comunque in prestazioni un pochettino più alte, considerando il livello tuo generale che hai dimostrato in questi anni dell'Olay Racing. Grazie Gianluca e alla prossima. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao Gianluca. Ciao. E adesso intervistiamo quel gran bravo ragazzo di Paride di Vico, nonché vice TM dello Strato Racing Team. Esatto. Ciao Paride. Ciao. Allora. Gara 1, personalmente non posso che farti i complimenti perché sei riuscito a risalire fino alla top 10, quindi voglio dire. Grazie mille. Voglio dire, buono. Gara 2, io poi ti lascio raccontare la cosa, però personalmente in gara 2 ti avrei dato come un papabile, il podio secondo me potevi raggiungerlo, però c'è stato qualcosa che non mi tornava, eri veramente un po' troppo lento nei confronti di altri. Mettici pure l'attenzione che non volevo mai fare l'orugia tutta perché avevo paura di girarmi. Certo. Alzavo sempre il piede, facevo a 2.10 quando si faceva a 2.18 si faceva all'incirca. Quindi alzavo sempre il piede, non ce l'avevo. Comunque dai, serata positiva. Ci voleva perché le prime due gare a Por Riccardo è stato veramente sfortunato. Poi a Lungaroring ho fatto quello che ho fatto, quindi... Poi aggiungici pure la GP2 che ho fatto fuori qualcuno qui che è pure presente qui, no? Scandalo. Quindi ci voleva insomma una gara un po' positiva per risollevare il morale. Riparte da spalto campionato praticamente. Speriamo di sì. Sono partito male appositamente. In prima gara 1 non ho voluto spingere perché partivo ultimo, era meglio farli diciamo scannare davanti. Poi abbiamo visto un bel po' di incidenti davanti in gara 1, quindi l'ho approfittato senza fare niente, stavo quindicesimo per le prime curve, senza fare un sorpasso, quindi 11 posizioni guadagnate solamente stando fermo praticamente. Certo. Poi vabbè, ho gestito semplicemente lì. Gara 2 invece diciamo, sono stato un po' più impulsivo, diciamo, ho avuto un po' più di... Voglia di andare... Sì, ovviamente... Sono partito veloce perché se partivo secondo potevo avere l'opportunità di
di andare prima, infatti ce l'ho avuta. Il problema era che era un po' nervoso, quindi dietro mi sentivo un'altra BMW che mi spingeva dietro, dicevo, ma come fa questo a farmi ogni giro a sta attaccato allo rouge e riuscirla a fare a tutte, invece non ci riesco. Poi ho sbagliato un paio di curve nello stesso giro e mi hanno passato il primo che il secondo, che se non sbaglio era D'Agostino, che è vinto, e quell'altro che non ricordo. Poi quando sono arrivati Lucchesi, Truffo, Lucidi e compagnia bella, avevano molto più passo di me, già tanto che ho resistito due giri a Lucchesi, e poi sono stato fortunato che dietro avevo Lucidi, che è il mio compagno di squadra, ho detto vabbè, lo faccio passare più veloce. Poi sono arrivato così, quindi voglio portare, devo portare un risultato utile piuttosto che insomma sbagliare. Buono, buono. E comunque io ti ho visto bene questa sera. Affermo, molto probabilmente il tuo campionato riparte proprio da qua. E ricordiamo che la gara successiva, questa qui, appunto, tra 15 giorni andremo a Torre Master di Hondo, pista che sicuramente potrà darti delle grandi soddisfazioni. Speriamo. Bene, dai, ringraziamo Parede di Vico per questa bellissima intervista. E ci vediamo alla prossima. Adesso porto su gli ultimi due, che sono Nicola D'Agostino e il suo compagno di squadra Massimo Bacichetti. Ciao, Riga. Ciao, buonasera. Allora, io parto, giusto perché voglio far soffrire Bacichetti, parto subito con Nicola D'Agostino, grande, grande sostituto di Marchetta, primo pilota che ha fatto, però primo pilota ad interpretare la BMW, secondo me, in maniera corretta. Nicola, parto subito col domandone, sta BMW allora, è così bestia nera? Ma... Non è facile da interpretare le prime volte, poi quando ci prendi un attimino la mano diventa un po' più semplice, ecco. Essendo una trazione posteriore devi stare attento più che altro a come dai il gas, perché tende a parti un po' di culo. Certo, è giusto. Però per il resto no, va bene, c'è un sacco di sottosterzo come macchina, però... Uno piano piano, col nostro amico Donato Marchetta che ci ha fatto anche il setup, oltre a non correre, però il setup ce l'ha fatto. Ecco. E devo dire che è andata bene. Sei contento, hai avuto comunque una buona qualifica, una secondo me ottima gara 1 e guarda, una strepitosa gara 2. Ti dico una cosa, il tempo secco a me non veniva assolutamente, cioè io meno dei 27.3 non sono mai riuscito a fare. Mm-hmm. Mai. Però in gara poi riuscivo a prendere il tempo e i tempi erano sempre quelli, cioè non salivo, stavo fisso sempre sul 27 alto, 28, 27,6, sempre quelli erano i tempi. Ottimo. Una volta che ci hai preso la mano poi riuscivo a gestirla così, ecco. Però alla fine non è una macchina da buttare, Da buttare. Dipende, poi ci saranno piste più favorite, e ovviamente alla BMW è pista magari un pochettino più favorita per le trazioni anteriori, però questo è anche il gioco del WTCC, fa parte del campionato. Ultima domanda, gara 2, sei partito benissimo, hai fatto un'ottima gara, hai trovato delle difficoltà particolari a gestire la gara da solo laggiù? Oppure... No. Quando mi trovo in circostanze... A favore è difficile che poi riesco a fare qualche errore, sì, può succedere, però quando stai davanti è normale che comunque ti viene tutto più semplice, no? Certo. I primi giri quando c'avevo, mo non so chi era quel ragazzo col BMW davanti a me, riuscivo a gestirlo bene perché non volevo strafare, perché sapevo che prima o poi avrebbe fatto qualche errorino, perché lo vedevo che sballottava un po' di qua e di là. Quindi ho cercato più che altro che non fa danni, ecco, perché poi magari riuscivo a entrare, poi lui magari mi avrebbe chiuso se saremmo toccati e saremmo usciti fuori pista, quindi ottimo. Ho detto meglio così, poi sono riuscito a prendere l'uscita dello Rouge per bene, lui l'ha presa un po' così, sono riuscito all'esterno a passarlo e da lì poi sono riuscito ad andare via, insomma. Bene. Con Max che mi stava dietro e mi controllava. Perché... A proposito di Massimo, visto che tu eri una riserva questa sera e quindi teoricamente non sei in lotta per il campionato, la decisione di vincere la gara
Era la decisione, ti dico la sincera verità, non ci abbiamo proprio pensato a questa cosa. Io sinceramente, come prima cosa, credevo se Fabio mi avrebbe detto fallo passare, io l'avrei fatto passare sicuramente. Non ci ho pensato però lì per lì, anzi se me l'avesse detto lui avrei fatto passare comunque. Certo. Però comunque è pure un fattore che magari c'ha un po' meno chili di zavorra per la gara dopo. Abbiamo cercato di vederla pure sul lato positivo. Ok, vabbè, a parte che ovviamente te la meritavi, quello sicuramente. Bene, dai. Boh, ringraziamo allora Nicola perché la sua comparsa ha reso onore merito a questa BMW. Non mi vedete più, perché io il TCC già ne tollero tanto. Quindi. È meno male allora. Ringraziamo Nicola, allora lo salutiamo e lo vogliamo sicuramente più presto in un altro campionato che magari lo aggrada di più. Lo salutiamo. Ma è il GT3. Cominciate a riscaldare allora. Salutiamo Nicola, grazie ancora. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Voi, ciao. E passiamo a Massimo Bacichetti. Ciao. E intanto si è addormentato. No, sto fumando la sigaretta. Scusa. Passa un attimo, fa fantino. Una Marlboro rossa è buona, eh. Madonna, che spettacolo. Comunque niente. Allora, Massimo Bacichetti, che appunto in gara 1 ti avevo menzionato perché eri l'unico che con la Civic non si era ancora fatto vedere, secondo me, in maniera evidente e tangibile all'interno di questo campionato. Smentito spudoratamente poi in gara 2, perché hai fatto un'ottima gara 2, felice di aver avuto torto, quindi. Domandina. Sì. Ti ho visto ancora un po' opaco, diciamo così, in qualifica. Motivo particolare? Motivo particolare, devo essere sincero, ancora non riesco a capire bene la fisica di questa macchina, come si comporta. Non hai ancora fatto delle prove che comunque ti abbiano dato dei riscontri positivi? No. Cioè, arrivo praticamente subito a un passo di gara decente come quello di questa sera. Certo. Però il guizzo da qualifica non mi viene, anche scaricando di benzina guadagno un decimo, cioè. Problema che hanno in tanti piloti. Quindi, è una cosa che appunto abbiamo riscontrato, che tanti piloti scaricando la benzina alla fine calano proprio solo di un decimo o due, mentre invece appunto ci sono piloti tipo Ulessi Lucchesi, un Palladini, un Cornacchin e tanti altri, per non dirli tutti, ci sono parecchi piloti che invece scaricando benzina riescono a levare giustamente quel mezzo secondo, quei sei decimi, sette decimi, dipende poi dalla lunghezza della pista. Che è quello che mi manca per partire lì davanti. Certo, e che poi ovviamente ti costringe a fare questi recuperi impossibili nel WTCC perché le gare sono molto corte. Ah, io mi sto divertendo una cifra, nonostante sia indietro, anche in classifica. Divertendo, al di là della frustrazione di non avere un assetto decente da qualifica. Ti stai divertendo, questa è la cosa importante ed siamo felicissimi di sentirtelo dire. Allora, difficoltà principale di gara 1? Perché proprio ti ho visto un po' in difficoltà nel momento in cui dovevi affondare il colpo. Allora, diciamo sinceramente, quando eravamo in 4 con Battisti, Brenner... Esatto, infatti parlavo proprio di quel frangente lì. Lì diciamo che ho tirato un po' il freno a mano, ho detto, perché manca ancora metà gara, finisco io le gomme, le finiscono pure loro, uno barra due dei tre li passo. Mm-hmm. Poi c'è stato... Adesso a dire la sincera verità non mi ricordo neanche, gli ultimi tre giri in battaglia con Breme, le gomme erano stranamente finite, cosa che non è successo in gara 2, stranamente finite a tre giri dalla fine, e allora Battisti mi prendeva due decimi a settore e ho giocato tutto su Breme e morto. Tanto ormai non si poteva fare niente, e in gara 2 è andata come è andata. Ho fatto da guardia a spalle a Nicola perché era giusto così. Basta. Certo. Comunque spero di capire come si comporta questa macchina. Ho notato una cosa rispetto alle altre, anche quando ero dietro a Battisti. Sembra che non ci abbia accelerazione questa macchina. Cioè, mi prendono 10 metri in accelerazione. Sì, beh, le accelerazioni delle trazioni posteriori sono inarrivabili per una trazione anteriore. No. Anche solo la Seat. Ah. Vuoi forse che ero io, cioè il mio assetto che non era
era più portato a portare velocità in curva o altro, però in accelerazione anche sull'ultima curva prima del rettilineo per arrivare alla bus stop, mi prendevano 10 metri e, certo. E la pennellavo il più possibile per uscire più veloce. Ma in effetti ho visto anche questa cosa, la differenza tra te e Lucidi. Lucidi era molto più avete la stessa macchina, Lucidi era molto più efficiente in uscita dalle curve appunto strette come i tornanti, mentre invece tu rimanevi proprio un pelo più piantato. Molto probabilmente devi ancora smanettare con qualche click, dai. Confidiamo sì, nella tua classe e nella tua conoscenza. No, io qui in questa gara purtroppo devo nello smanettamento. In questa gara devo ringraziare Johnny Piccolo, perché se non c'era lui stavolta ero molto più indietro. Molto più indietro. Sì, sì, perché ero fisso piantato sul 28.0. Ai. Però dai, è arrivata la ventata. Sì, lavoro di squadra. È arrivato lui e lampo di luce nella notte. Ottimo, dai. Buono, Massimo, allora ti ringraziamo, ti facciamo ancora i complimenti per l'ottimo secondo posto di gara 2, dietro al tuo grazie. Compagno di squadra Nicola D'Agostino, ci rivediamo anche con te a Termas Riondo tra 15 giorni, e niente, salutiamo insieme a Massimo Fiore, l'adminchia Machi, e Massimo Fiore, Massimo Marco Fiore, Marco Caveri. Stavo leggendo una classifica e mi sono sconfusa. Marco Fiore adminchia, Machi alla regia, io al commento, e ecco, appunto Massimo Bacicchetti del team Witchfoot Jones. Tu sei dei Jones, giusto che sei dei Jones? Io sono dei Jones. Ho passato il team Junior Jones. Io qui. Maron Santa. Salutiamo tutti i telespettatori, ci vediamo tra 15 giorni appunto a Termas Riondo, in quel del Brasile o Argentina. Per questo fantastico campionato che appunto arriva al suo al giro di boa. Iniziamo il girone d'andata con le ultime tre gare, Termas Riondo, Sonoma e Shanghai National. Ci vediamo, grazie a tutti per averci seguito, andate a far culo, buonanotte, ciao! Ciao, buonanotte! Ciao.